Ultima partita del 2015 per l'Aquila, di scena a Lucca nel penultimo turno di andata del girone B di Lega Pro. I rossoblù di Carlo Perrone, reduci da 3 vittorie di fila nelle ultime 3 gare in casa, cercheranno di invertire la rotta lontano dal Fattori, dove hanno raccolto solo 1 punto nelle ultime 3 uscite. L'occasione per chiudere con il botto un 2015 in crescendo è di quelle da non fallire, soprattutto perché il match contro la Lucchese sarà un vero e proprio scontro diretto in ottica salvezza. Sul fronte formazione, dopo l'ipotesi 3-5-2, nelle ultime ore sono salite le quotazioni di un passaggio al 4-4-2, così da impiegare Tommaso Ceccarelli da esterno d'attacco e allo stesso tempo rimediare all'assenza forzata di Salvatore Sandomenico, causa squalifica. Il centrocampo sarà completato da Manuel Mancini, da De Francesco e da Triarico sull'out di sinistra. In attacco dovrebbero partire di nuovo entrambi dall'inizio, sia Raffaele Perna che il capitano Claudio De Souza. Appuntamento alle ore 17:30 allo stadio Porta Elisa di Lucca.